L'avete vista già nei miei video precedenti in cui ho parlato del 1635? La uso ancora con grandissima soddisfazione. Andiamo a vedere se la Sony A7 III ancora oggi è una fotocamera valida. Ciao a tutti, benvenuti nel canale, bentornati nel canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Fede, porto su YouTube principalmente viaggi, se possibile anche in moto, porto anche contenuto motociclistico come recensioni moto, ne troverete molte nel canale, ma il terzo focus è sulla tecnologia. Abbiamo già trattato in passato relativamente al 1635, in un primo video 1635 in generale, ovvero perché è una lente unica che non troverete in nessun altro formato, neanche a PSC micro 4 terzi. Se non avete visto il video lo lascio qui sotto in descrizione e fatemi sapere cosa ne pensate di questa mia filosofia relativamente al 1635 2.8. E poi, visto che alcuni di voi erano interessati alla mia opinione sul 1635 2.8 Sony nello specifico, ho fatto anche un video dedicato. Però, mentre facevo questo video, smanacciavo un po' con la mia Sony A7 III e un paio di persone mi hanno chiesto cosa ne pensassi, perché è una fotocamera che ormai ha qualche anno sulle spalle, però io ne avevo parlato bene, si capiva che fossi soddisfatto, e quindi eccoci qua. Se siete interessati a conoscere e a vedere i miei lavori fotografici, oppure i miei video, foto, storie di viaggi, il mio account Instagram è Fede Salghero, mentre quello dedicato alle moto è moto.trotter. Iscrivetevi numerosi! Sony A7 III, fotocamera uscita a fine 2018. Siamo a dicembre 2022 mentre registro questo video, quindi ormai sono diversi anni che è uscita e io l'ho acquistata nuova nel giugno 2019, quindi ormai sono più di 3 anni e mezzo che la sto testando e mi sono fatto un'opinione ormai abbastanza approfondita. L'ho usata per tutti i video che avete visto che ho fatto in precedenza da questa camera, quindi per esempio l'intro del canale, i primi video in cui parlavo appunto alla videocamera. In questo caso invece non la sto usando perché sto usando l'altra mia fotocamera, che è sempre Sony, una Sony A7C, che se vi interessa porterò sul canale in un video dedicato, fatemelo sapere. È un po' più compatta, un bel oggetto, la sto usando un po' perché oggi dobbiamo parlare di questa e devo farla vedere. Un po' perché la Sony A7C ha lo schermo ribaltabile, ovvero che esce di lato e posso vedermi mentre filmo. Così vi faccio vedere un po' cosa intendo. Ecco, questo è quello che intendo, anche se cerco sempre di essere uno che non guarda nello schermino quando parla, perché comunque non mi fa mai impazzire quando vedo i video che gli altri guardano di là. Che perché poi anche a me viene da guardare di là, casino. Quindi, come vedete, prima differenza estetica rispetto ai modelli più recenti, qual è? Lo schermino che non si muove di lato, ma si muove solo in questo senso. In basso di 45 gradi scarsi, verso l'alto invece di 90 e anche qualcosa in più. Questo vi permette di guardare la fotocamera dall'alto se volete appoggiarla in terra, così vi permette di fare una foto con la fotocamera sopra di voi, oppure magari se volete fare dei scatti un po' più fantasiosi, insomma un modo si trova. Quello che non si riesce a fare chiaramente con uno schermo del genere qual è? Lo scatto verticale con la fotocamera in basso. Non potete inclinare lo schermo se volete guardarlo verso di voi, come per esempio è possibile fare con la Sony A7C. È un limite? Dipende. Il proliferare, l'esplosione della fotografia moderna sicuramente ha portato ad avere un'ondata di foto, diciamo, molto più esposti alla produzione fotografica. Basta vedere su Instagram, facciamo una breve carrellata, effettivamente di foto ben fatte ne escono una certa quantità. Anzi, nel frattempo ne approfitto, vi faccio vedere anch'io qualche scatto che ho fatto con questa fotocamera. Oltretutto poi l'evoluzione dei telefoni ha fatto sì che la fotografia venisse praticata da molte più persone, tra l'altro anche non necessariamente con delle basi tecniche alle spalle, perché comunque il telefono fondamentalmente non va settato, ha degli automatismi che già di suo funzionano molto bene,
spesso le foto escono già pronte e quindi se vogliamo fare dei scatti un po' particolari dove magari appoggiamo il telefono in terra e qualcosa che dal basso o il grandangolo prende tutto, può essere sufficiente a volte mettere l'ipergrandangolare del telefono, nel mio caso io ho un iPhone 13 Pro, fare due o tre tentativi, oppure magari addirittura usare la funzione live, quella che praticamente registra tante foto per un secondo e poi voi andate a scegliere quella che volete. Quindi sì, effettivamente al giorno d'oggi può essere un piccolo limite. Come possiamo ovviarlo? Possiamo ovviarlo collegando ad esempio la fotocamera con l'app di Sony. Questo ci permette di vedere dal display del telefono. Mi ha scritto un mio amico, domani pizza. A queste cose non si aspetta mai, certo. Si collega al telefono e potete vedere quello che riprende la telecamera. Cosa intendo? Ve lo faccio vedere subito. Come vedete è sufficiente collegare il telefono all'app e in un attimo avete la possibilità di vedere quello che vede la fotocamera. Faccio un esempio, adesso vado a zoomare. E come vedete il campo di ripresa è più ampio, tiro in alto, c'è un pochino di lag chiaramente dovuto alla connessione wireless, ma si permette e si può fare anche lo scatto remoto tra l'altro col bottone sotto, quindi proviamo. Avete sentito? Venendo agli aspetti pratici, durata della batteria molto buona, la batteria è di dimensioni generose. Non so quantificare quanti scatti nello specifico, nel senso che sono, varia molto dall'utilizzo, da quanto sta acceso il display, eccetera. Però effettivamente diciamo che in una situazione tipica di vacanza dove si scatta spesso, tendenzialmente al massimo dovete ricaricare la fotocamera ogni 2-3 giorni. Nel mio caso, che magari ultimamente scatto un pochino di meno e un pochino più ragionato, a volte anche 4-5. Non sono il tipo di persona che scatta molto guardando nel mirino, questo sicuramente farà strabuzzare gli occhi a qualcuno, magari ai puristi delle reflex. Io vuoi perché ho iniziato davvero con gli smartphone, nei primi smartphone nel 2006, vuoi per abitudine, vuoi per comodità, eccetera, vuoi perché non lo so, sto naso che si sfracella qui e lascio tutto l'unto. Alla fine sono abituato spesso a guardare direttamente nel display, che è di buona qualità e si vede bene anche sotto il sole. Il mirino comunque, effettivamente, avendo provato anche fotocamere più belle, come per esempio la Sony A7R4, che per un periodo ho posseduto e che pensate ragazzi, ho venduto perché secondo me era troppo, a me non fa mancare nulla. La qualità secondo me è sufficientemente buona. Chissà se riesco a farvi vedere. Oh, ce lo fa, ma dai, grandissimo. La qualità è sufficientemente buona, l'oculare è grande, copre tutto lo spazio interno, insomma, dove l'occhio può arrivare. Non sono uno che soffre magari la frequenza dei fotogrammi non altissima, oppure anche la risoluzione, la definizione, secondo me è più che sufficientemente buono. Sicuramente è vero, ho provato gli altri mirini, quelli più belli, sono più belli, ma è una cosa che diciamo non è più un piacere per gli occhi che una necessità. Ecco, tra l'altro, una cosa che ho notato, avendo posseduto la A7R4 per 2 anni, che ha il sensore più potente da 60 megapixel, più diciamo più risoluto da 60 megapixel, questa è da 24, ha un display più definito, ha un mirino più definito con un refresh rate più veloce, è che la durata della batteria era minore, ma minore ad un livello che si notava. Vuol dire che dove qui vi dicevo io faccio magari 4-5 giorni, là almeno era un giorno e mezzo di meno. Le batterie non sono particolarmente costose, quelle della Sony, si trovano anche di altre marche, ma è una cosa che va notata. Questa secondo me è la fotocamera perfetta per chi vuole una full frame per farci di tutto, dai video, la qualità dei video è spaventosa. Pensate, la videocamera, questa come anche quella, motivo per cui ho venduto la 7R4 e ho preso la 7C, è perché in primis mi trovo perfettamente bene col 24 megapixel di questo sensore.
è perché ha una tenuta agli alti ISO, al buio, ai 32.000 ISO, anche cose pesanti, o gli scatti notturni, la Via Lattea, a 4.000 ISO, eccetera, favolosa, ma anche che quando si filma, come questo filmato sto facendo adesso, che voi lo vedete in 4K, ma la videocamera registra in 6K, perché sono 6K tutta l'ampiezza del suo sensore, e poi in automatico scala a 4K. Questo fa sì che il video abbia una definizione maggiore di un 4K, diciamo, as is, uscito nativamente, no? Puro, registrato 4K e cacciato fuori 4K. E la qualità dei video, per quelle volte che ho registrato agli esterni, poche comunque, perché io agli esterni faccio praticamente tutto col telefono o con le mie action cam, però è stata impressionante. Non a caso viene usata anche da professionisti. Io vedo che ci sono anche su YouTube professionisti molto bravi, non so, tipo Simone Cioè, che a me piace tanto, lo seguo da anni, che ha credo abbia una Sony A7C, poi chiaramente ha anche Sony A7S3 e Sony FX3, quindi modelli puramente votati al video, ma non disdegnano anche fotocamere come questa. La messa a fuoco è ottima, vi faccio vedere, è assolutamente paragonabile a quella di questa A7C, mi ero scordato la luce accesa, e vi faccio vedere una caratteristica, ovvero quella della messa a fuoco sugli occhi. Cosa intendo? Adesso faccio partire il video del telefono e voi vedrete quello che vede il mio telefono. Vedete quel quadratino? La videocamera sta mettendo a fuoco sugli occhi, che è tanta roba, perché vuol dire che sia in video che in foto, questo ovviamente ce l'ha in questo momento in video, ma anche nelle foto, la messa a fuoco è perfettamente centrata sull'occhio, che è il punto che davvero ci interessa mettere a fuoco, soprattutto quando noi facciamo dei ritratti. Questa funzione, tra l'altro, e adesso riprendo la Sony A7 III, è applicabile non solo agli umani, ma anche agli animali. Cosa vuol dire? Che se voi avete un cane o un gatto, basta che cambiate l'impostazione, nel mio caso io l'ho messa nel tasto in basso, dai, è brava, ecco qua, animale, e la fotocamera vi va a beccare il fuoco del vostro cane o del vostro gatto. Infatti vi faccio vedere anche qualche foto del mio cane, è pazzesco vedere la perfezione della messa a fuoco intorno all'occhio del cane. Soprattutto questa è utile quando si usano obiettivi luminosi con diaframma aperto e vogliamo scattare tutto aperto, proprio per isolare il soggetto e avere tutto quel bokeh abbondante che piace sempre di più, che poi, diciamolo, oggigiorno con la concorrenza degli smartphone è il motivo, è rimasto uno dei pochi motivi per cui gli appassionati, non parlo dei professionisti, ancora si aggrappano a fotocamere di questo tipo. Abbiamo parlato di display, abbiamo parlato di batteria, abbiamo parlato di messa a fuoco, abbiamo parlato di qualità video. Abbiamo trattato marginalmente la parte della resistenza del rumore agli alti ISO, che comunque vi ho già detto che è eccezionale. Il sensore è da 24 megapixel e secondo me è sufficiente, o più che sufficiente, per un utilizzo medio. Non vi obbliga a dovervi dotare di computer o di attrezzature esageratamente performanti. Oltretutto anche lo spazio nell'hard disk o nel cloud occupato da foto che sono fondamentalmente da 24 megabyte è comunque accettabile. Come vi dicevo, avendo avuto una Sony A7R4 con il suo sensore da 60 megapixel, vuol dire file da 60 megabyte, cosa vuol dire? Che le 100 foto della Sony A7 III pesano 2,4 GB, le 100 foto della Sony A7 R4 pesano 6 GB. Poi quando si torna dalle vacanze con tanti giga, tutti questi
questa mole di dati va processata, vuol dire che ci mette più tempo a trasferirla nel computer. Se avete come me Lightroom Mobile, più tempo a fare backup nel cloud, più tempo di tutto. Quando vai a lavorare la foto e la esporti ci mette il doppio del tempo, tutto più pesante. 24 megapixel oggigiorno è, secondo me, la dimensione perfetta e vi permette comunque di fare delle stampe a 3 perfettamente definite, forse anche più grandi. Non mi sono mai spinto oltre, anche perché non sono una di quelle persone che stampa molto, e ho fatto solo qualche stampa, adesso è finita anche là sopra in una scatola. E poi oggigiorno io sono uno che fondamentalmente la fotografia la guarda nel tablet e nel telefono, quindi diciamo che io non stampo più, ecco. Ultimo punto, l'ergonomia. È vero, le reflex erano più comode in mano perché erano più grandi, e soprattutto una mano come la mia, che non ho un manone, però comunque insomma, una mano da uomo, in una fotocamera come questa, come potete vedere, ci sto un po' così. Non capisco perché alcune recensioni vanno a mettere mignolo qua. È brutto, mi dà un fastidio. Io riesco a farcelo stare tranquillamente qua. Tra l'altro io ho le mani tipo 2XL dei guanti da moto, quindi se ce la faccio io non vedo perché non possono farcela gli altri. Però effettivamente anche dietro così si sente che abbiamo a che fare qualcosa di più piccolo. È un male? Secondo me è il prezzo da pagare per avere qualcosa di più compatto e più leggero. Io onestamente lo pago più che volentieri per non avere chili e chili di roba nello zaino, che sono in una fase che voglio alleggerire. Basta roba. Sti zaini che pesano 50 kg. Dotazioni, un po' di connettività. La fotocamera video è dotata di attacco per il microfono, attacco per le cuffie, presa mini HDMI, porta micro USB, porta USB-C, porta micro USB che non serve più a niente secondo me oramai, però per fortuna c'è la USB-C che è secondo me obbligatoria oggigiorno. Last but not least, doppia scheda SD nello sportello che si apre con un tastino. Doppia scheda SD, io l'ho impostata che le mie foto vengono salvate contemporaneamente in entrambe le schede, così qualora se ne bruciasse una ho comunque tutte le mie foto nell'altra. Fede, ti sei mai bruciata una scheda SD? No. Quindi serve questa cosa? Bah. La Sony A7C con cui sto filmando adesso non ha la doppia scheda SD. Non sto dicendo che non può succedere, a me non è mai successo. Poi sono quelle cose che finché non ti succede, secondo me, te ne freghi e pensi che non esistano, e poi il giorno che ti succede, sì, ti girano le scatoline, sicuramente. Immagino, pensate, non so, magari uno si fa un viaggio di 2 settimane e il giorno del ritorno si brucia la scheda SD. Posso capire che sia una cosa che dia fastidio. Magari poi, finché sono le vacanze, pazienza. Il professionista, il fotografo di matrimoni, di ritratti, non so che altro, o videomaker, quello che deve portare a casa il risultato a fine giornata e non può permettersi di perdere i dati, sicuramente andrà a cercare un attrezzo dotato anche di doppia scheda SD. Quindi è ancora valida nel 2023? Beh, guardiamo cosa ha portato il mercato in più rispetto a questa fotocamera. Un po' più di ergonomia. Ho visto la Sony 7.4, ho posseduto la Sony 7.4, un pelo più comoda, i tasti contrastati un po' di più, un po' meglio, come dire, una sensazione migliore di materiali, soprattutto di questo capezzolino che vi permette di muovere il fuoco a destra e a sinistra. Un menu leggermente migliore, è vero, il menu Sony quelli nuovi dicono che sono migliorati, questi attuali di questa qui per esempio è molto migliorabile, soprattutto in italiano. In inglese invece secondo me già va bene. Invece in italiano magari ci sono, non so, delle funzioni tipo impostazione, schermo tattile per dire se vuoi il touchscreen oppure no, è impsktl. Okay, uno dice, ma cosa vuol dire? E tra l'altro in un display grosso così
la frase compressa ne occupa la metà e potevano tranquillamente metterla tutta. In inglese è stato fatto da qualcuno con un po' più di sale in zucca. Il doppiaggio in italiano no, andrebbe fustigato tirandogli, non so, dei vecchi 70-200 finché... No, grazie. Però ci sono tanti tasti e quindi me li sono impostati un po' tutti quanti con tutte le funzioni veloci. Una figata qual è? È quella che aumenta a dismisura la lettura del sensore. Questo non è una reflex, quindi quello che vedete nel display è quello che vede il sensore e ve lo trasmette. Ed è comodissimo negli scatti per la Via Lattea quando chiaramente è tutto nero. Non si sa come comporre, non si sa magari come piazzare il monte, se in basso, in alto, di lato, l'albero, eccetera. E questa vi permette davvero di vedere di notte senza dover andare per tentativi, per esempio, no? Fai la foto, non va bene, aggiusto, faccio un'altra foto, non va bene, aggiusto. Con questa funzione la fotocamera a dismisura aumenta la sensibilità, va un po' a scatti, vi potrei dire un refresh al secondo, però pazienza, è uno pian piano, nel giro di 15 secondi compone perfettamente e va. Lato stabilizzazione, non, secondo me è un po' il limite intrinseco della tecnologia della stabilizzazione su sensore relativamente alle fotocamere full frame. Come funziona la stabilizzazione su sensore? In pratica ci sono dei piccolissimi motorini che muovono il sensore e compensano le vibrazioni del nostro movimento della fotocamera. Funziona molto bene, ad esempio, sulle micro 4 terzi. Perché? Perché il sensore è piccolo, ha più spazio e quindi le sue compensazioni hanno molta più efficacia. Funziona un filo meno bene, ovviamente, quindi nella PSC, dove funziona peggio, chiaramente nel full frame, perché lo spazio è poco e perché i movimenti che può fare dovrebbero essere molto più ampi e invece più di tanto non si può fare anche in termini di velocità, di motori impiegati e quant'altro. È comunque più che adeguata per un utilizzo medio di fotografia, per le foto finché non si va su lunghezze focali esagerate non ho mai avuto alcun problema, anche le foto che ho fatto col Tamron 70-180 sono risultate ferme, non mosse. I video invece, se in movimento, mostrano un cospicuo scuotimento che chiaramente può andare un po' a influire la vostra ripresa. Ma io non uso questa per i video. C'è però, ho visto che ci sono degli youtuber che, soprattutto con 16-35, vanno a vloggare così. Boh, non lo so, magari certo è un po' impegnativo vloggare con 1,5 kg di videocamera, però sicuramente la qualità sarebbe alta. Certo il video verrà un po' traballone, e si può fare di meglio, ecco. Io rimango dell'idea che secondo me per vloggare in giro questo qua rimane migliore. Anzi, fatemi sapere se vi interessa un po' come vloggo in giro con l'iPhone, che vediamo di fare un bel video dedicato, così vi faccio vedere come lo utilizzo e anche che trucchettini, che aggeggini e gadget mi sono un pochino sviluppato nel tempo per avere un setup completo, però leggero, che insomma una piccola pochette ci tengo tutto. Tutti questi pro, difetti? Allora, non mi sentirei di dire che l'articolazione del display limitata a due direzioni è un vero e proprio difetto, è qualcosa che comunque noi sappiamo quando la compriamo. Per certi versi lo trovo anche più pratico di quello basculante che ruota su se stesso, perché è molto più immediato quando avete bisogno di colpo velocemente di tirarlo fuori, di magari inclinarlo verso l'alto. Cosa che invece quello basculante, diciamo con l'articolazione a lato, non può fare, non è altrettanto veloce. Il top, secondo me, è il display che montano le Panasonic, oppure l'ultima A7R5, che si muove sia in questo senso, quindi poi si può chiudere in modo che sia protetto, ma al tempo stesso ha anche l'articolazione per muoverlo in questa modalità. Come invece veri difetti, mi viene da segnalare la stessa app di cui vi ho parlato prima, che non è molto pratica, è un po' macchinosa nel collegamento,
E poi un pochino mi viene da dire la lentezza di ricarica della batteria, che impiega sì, un paio d'ore abbondanti a caricarsi. È un po' lenta effettivamente per gli standard attuali, insomma, che abbiamo, che siamo ormai abituati ad avere, insomma, a volte anche il telefono in un'ora è carico, no? Ultimo ma non ultimo, il menu di cui abbiamo già parlato, soprattutto o forse esclusivamente per quanto riguarda la versione in italiano. Io comunque tengo la videocamera, fotocamera in italiano, però effettivamente è vero che in inglese è molto più comprensibile. La Sony A7R 4 che avevo comprato, che avevo acquistato all'estero, aveva solo meno in inglese e secondo me era molto più ben studiata, molto più semplice, pur essendo le schermate identiche, però aveva pochissime abbreviazioni ed era molto più comprensibile. Un altro piccolissimo difetto, perché secondo me i difetti sono quelle cose che scopri usandole, no? Quindi, come vi dicevo, appunto, non di display, che questo è che il tasto C4, questo qui dove vedete il cestino, nella Sony A7R4, A7C, i modelli successivi, è impostabile in modo che quando voi andate nel menu, se lo cliccate, vi apre una piccola tendina che vi spiega con un maggior dettaglio il funzionamento di quella parte di menu, di quella voce del menu. Questo pulsante nei modelli successivi è programmabile in modo che quando voi state filmando o scattando foto gli potete dare una funzione, non so, volete cambiare gli ISO, quello che volete, no? Per usare il display ci sono una miriade di possibilità. Nella Sony A7 III, e questa è chiaramente una limitazione software che se volessero potrebbero correggere in 3 minuti, se volete assegnare a questo tasto una funzione di quelle utilizzabili nella modalità fotocamera o videocamera, perdete la possibilità che questo tasto vi spieghi le funzioni del menu quando state navigando e quindi potete usarlo o per uno scopo o per l'altro, cosa che invece nei modelli successivi si può usare in modalità ibrida tranquillamente e non è una limitazione. Perché è importante? Perché avere un tasto in più è molto comodo e soprattutto poi quando avete un menu del genere, avere un tasto che vi spiega che cos'è questa funzione è molto comodo e purtroppo in questa videocamera, fotocamera, non è possibile. Abbiamo dimenticato qualcosa? Il prezzo. Allora, quanto costa nuova? Allora, nuova su Amazon costa 1800-1900 euro. È adeguato il prezzo? Secondo me sì. Se la volete comprare usata, si scende fino a 1000 le più sfruttate lato video, 1300 quelle tenute un po' meglio. Chiaramente, secondo me, lì è soggettivo. Punterei di più sul nuovo, ma non disdegnerei l'usato. Dipende dalle occasioni. La mia A7C, per esempio, l'ho comprata usata da una persona che mi ha dato impressione che l'avesse usata adeguatamente. Cioè, non l'ha usata, praticamente. Ed è stato un bel acquisto. Ad oggi continuo a ritenere, per le mie esigenze, le fotocamere full frame di Sony quelle più adatte. Dipende un po' dalle vostre necessità. Non sto dicendo che le full frame mirrorless Canon o Nikon non sono altrettanto valide, così come, non so, le Fujifilm che sono a PSC sono molto belle. Tra l'altro anche mia moglie Elena ha una Fuji X100 First, Second, T, la terza. Oppure le Mico 4 terzi. Quello che sto dicendo è che ad oggi, vista la gamma completa di obiettivi, vista la disponibilità di obiettivi di terze parti, Tamron, Sigma, Voigtlander, eccetera, la potenza di fuoco che ha messo Sony in campo è veramente tanta, le fotocamere sono molto performanti e quindi, ragazzi, tanta roba, quindi anche nell'usato c'è movimento, si trova begli acquisti di lenti, di cose, se volete comprare, vendere, io sto comprando tanto usato. Tra l'altro, se vi interessa, ve lo porto in un prossimo video, mi sono accattato il Sony 21 e 8.
è uno spettacolo, ragazzi. È andato a sostituire il 24 G Master che ho posseduto per un paio d'anni, che mi è spiaciuto aver venduto. Ho voluto fare una bella rivoluzione di corredo in ottica leggerezza, e quindi ci sono state delle partenze e il 24 è andato sacrificato, anche perché mi sono finalmente voluto accattare un 35 1.8, che è quello con cui sto filmando adesso, che è l'eccellente Samyang AFFE. Fatemi sapere cosa ne, se siete interessati del Samyang, che ve ne parlo, del Sony 21.8, di come io scatto con l'iPhone, perché lancio una provocazione, vi faccio vedere una piccola cosa. Ho comparato due foto che ho scattato negli Stati Uniti, una con la Sony A7R4 e il 16-35-28 Sony G Master, vuol dire una accoppiata al nuovo sui 5.000 euro di costo, e una con l'iPhone. Le ho lavorate entrambe su Lightroom, entrambe scatto RAW. Sono partito da due risultati diversi, si vedeva che c'erano due cose diverse, però ho cercato di arrivare allo stesso punto. Ebbene, una è fatta con la Sony A7R4 e l'altra col telefono. Ve le trasmetto qui anche per compararle. In una foto così, di vacanza, con un soggetto lontano, in pieno giorno, guardato sul telefono, si capisce la differenza? Ditemi voi la vostra. Ma vi dico anche io la mia. No. Onestamente, no. Però questo magari ne parliamo in un altro video. Io ribadisco la consigliatissima Sony A7 III, che ancora oggi sa dirla sua e secondo me forse è anche il best seller di Sony. Anche le recensioni su Amazon portano tantissime persone soddisfatte, e sono anche tante. Vi lascio il link in descrizione se volete acquistarla su Amazon. A voi non costa nulla, il prezzo rimane uguale e il vostro Fedebello si becca una piccolina percentuale di commissione da Amazon, come tutti gli acquisti di Amazon che fate attraverso il mio link. Quindi se volete sostituire il nome di Amazon sulla vostra barra di preferiti e ci mettete quello che vi lascio sotto, così date una piccola mano al canale, magari posso fare, non so, cose come, non so, comprare un microfono migliore, che questo è un microfono cinese da 10 euro, e chissà, più luci, ce n'è una qua e una là. Poi la lampada sta bollendo adesso, allora magari sì, a me piace sta qua, e poi questa qua, e poi quella là. In pratica ho consumato 500 watt per fare questo video. Ci vediamo alla prossima. Fatemi sapere nei commenti, che io li leggo tutti, così poi ne parliamo, scamellate, facciamo una bella discussione. Ho girato, ecco, adesso sono più bello. Ciao!